Valori, memoria e rispetto delle istituzioni celebrato a Pesaro, 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Truffe sulla disabilità, l'associazione Ali Onlus è a caccia di furbetti che si approfittano della legge 104. Sanità, il presidente delle Marche annuncia una riforma razionale entro l'autunno, appuntamenti sul territorio e sui social per illustrare dati e progetti. Alluvioni, il comune di Fano incontra gli abitanti di Ponte Sasso e promette interventi per quasi 10 milioni di euro, lavori previsti sui fossi, sulla rete fognaria. Dopo l'estate si allarga una parte del Rio Crinaccio. Roberto Saviano, Vittorio Sgarbi, Vazzanicchi, Catena Fiorello e Alex Svazzer, grandi nomi per la decima edizione di Passaggi Festival che dal 18 al 26 giugno accoglierà più di 200 ospiti. Giovedì 2 giugno, cari telespettatori, bentornati sul canale 19 di Fano TV. Questa è Occhio alla Notizia. In primo piano la festa della Repubblica celebrata in Piazza del Popolo a Pesaro, consegnate anche 11 medaglie d'onore alla memoria dei cittadini della nostra provincia deportati e internati nei lager nazisti. Dopo 2 anni di iniziative in forma ridotta, si sono svolte senza restrizioni le celebrazioni per la ricorrenza del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. Ad avviare la cerimonia istituzionale a Pesaro, la deposizione della corona d'alloro alla cappella votiva di Sant'Ubaldo. La mattinata è proseguita con lo schieramento dei reparti in Piazza del Popolo, con i gonfaloni della provincia e dei comuni di Fano, Pesaro e Urbino, nonché dei labari delle associazioni combattentistiche ed arma che hanno eseguito il cerimoniale dell'alzabandiera al suono dell'inno d'Italia. Sono seguiti la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Pesaro Urbino e i discorsi del Vicepresidente della Consulta Studentesca, del rappresentante di Assoarma, del Sindaco Matteo Ricci e del Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che ha parlato di valori, memoria e comunità come elementi essenziali per guardare con fiducia al futuro e per impegnarsi a costruirlo. Un pensiero oggi non poteva non andare anche all'Ucraina, a partire dal messaggio del Capo dello Stato, pieno di amarezza ma anche di speranza. Io direi che il messaggio del Capo dello Stato, al di là degli auguri che ovviamente vengono fatti alla nostra meravigliosa Repubblica, erano soprattutto orientati a un pensiero, direi, doveroso nei confronti di questa popolazione che sta subendo una vera e propria angheria. In un mondo in cui noi pensavamo che il convivere dei popoli fosse una cosa ormai raggiunta, dover parlare purtroppo di guerra nel 2022 è una cosa che effettivamente non fa bene, ma non fa bene soprattutto ai giovani che piano piano stavamo educando ad un periodo a sentimenti e ideali di pace, di serenità. Speriamo, l'auspicio è soprattutto quello nell'augurare oggi, nel farci gli auguri oggi per la nostra Repubblica, per il nostro Paese, per la nostra bella nazione, speriamo che sia di auspicio anche perché al più presto queste ostilità trovino fine e finalmente capiscano, soprattutto i capi di governo capiscono l'importanza della pace in un momento veramente difficile. In occasione della festa istituzionale, ha poi aggiunto il prefetto, abbiamo voluto consegnare 11 medaglie d'onore alla memoria ai familiari dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E non parlo di ricordo, ha concluso, perché quest'ultimo può svanire mentre la memoria rimane. Per Pesaro l'essere stata sulla linea gotica è un momento molto segnante che, come ha ben ricordato il sindaco, è forte nella memoria dei cittadini, ovviamente dei più anziani, ma in realtà nella memoria dell'intera città, assolutamente. Il centro è stato completamente distrutto e questa è una cosa che segna e che rimane. Un insegnamento che spinge tutti verso la pace. Il 2 giugno del 1946, ha ricordato il primo cittadino, la maggior parte degli italiani decise che il potere in Italia dovesse essere del popolo. La scelta della Repubblica fu netta e radicale, in continuità con la lotta di liberazione e con il valore di resistenza.
Fu un grande risultato di civiltà, un passo avanti enorme dal punto di vista politico e culturale, ha proseguito il sindaco. In provincia di Pesaro Urbino il 76% scelse la Repubblica e ora quella responsabilità dobbiamo rinnovarla quotidianamente perché è un bene che va custodito e salvaguardato. In questa fase storica segnata da un'invasione senza ragione che sta uccidendo migliaia di civili, ha detto Ricci, è messa in discussione la nostra idea di libertà e di Europa. Purtroppo un anno ancora complicato, speravamo davvero in un anno di piena rinascita, invece la guerra cambia tutto e l'inflazione sta mettendo a dura prova davvero la vita degli italiani. E cambia tutto questa guerra, però dimostra ulteriormente quanto sia importante la democrazia, la libertà, la Repubblica. E se ci fosse in Russia una vera Repubblica con l'equilibrio dei poteri, il popolo russo non avrebbe consentito l'invasione dell'Ucraina. Purtroppo non c'è libertà di informazione, c'è controllo totale dello Stato e quindi le guerre e anche le invasioni o in generale le cose peggiori avvengono quando la democrazia non funziona, quando il popolo non è in grado di esercitare il suo ruolo. È una grande lezione, drammatica purtroppo, e adesso dobbiamo aiutare il popolo ucraino a resistere e al tempo stesso cercare tutti gli spiragli per la pace, per evitare ulteriori danni umanitari ed ulteriori danni socio-economici. Quindi è una fase molto delicata, però ancora una volta abbiamo una guida autorevole come il Presidente della Repubblica e ho chiesto anche ai pesaresi di rispettare le istituzioni italiane, perché magari non sempre hanno meritato la stima di tutti, però le istituzioni italiane sono il perno della Repubblica. Se si mette in discussione il valore delle istituzioni italiane viene giù tutto e non possiamo permettercelo. E sono tanti i fanesi e i turisti che hanno approfittato di questa giornata di festa per trascorrere del tempo sulle nostre spiagge. Oggi giornata di festa, un bel mare, un sole cocente, quindi non c'è niente di meglio che trascorrere una bella giornata in spiaggia. Avete organizzato qualcosa per i vostri clienti? Spiaggia pronta, stabilimento operativo ormai al 100%. Abbiamo la piscina aperta, tante novità quest'anno da partire dai gazebi, alternativa agli ombrelloni, inizia a esserci un bel movimento finalmente con il tempo che ci aiuta. Quindi si prospetta una bella stagione in teoria? Sì, è il nostro auspicio questo. Come trascorrerai oggi questa giornata di festa? Dai, sicuramente all'insegna del divertimento, degli amici, abbiamo già giocato a beach tennis. Quindi abbiamo già fatto anche il bagno? Abbiamo già fatto il bagno. Com'è l'acqua? L'acqua è fredda, però tempra, si soffre quei due minuti, cioè iniziali, poi entri in temperatura e ti tonica parecchio, quindi lo consiglio. Io perlomeno non faccio il ponte, quindi sicuramente oggi la prendo come relax, starò qui, niente, nessun programma, pranzerò al mare con la mia amica e poi vedremo magari un aperitivo sul tardi, ecco. Siete di Fano? Sì, di Fano, esatto, di Bellocchi, lì vicino. Passeremo al mare tutta la giornata, pranzeremo qua e poi faremo il bagno al mare, poi in piscina e tutto il giorno. Voi siete di Fano? Sì, siamo di Fano e tutti. Con tutta la famiglia, quindi anche sì. Però sotto il marrone ci sono anche diversi amici. Sì, sì, tutti fanesi, doc. Ah, lui viene di Ancona invece. Sì, sono ormai fanese. Oggi in trasferimento qui a Fano? Sì, no, io sono ormai, diciamo, abito a Fano da un po' di tempo e niente, da Palombina a Fano, alla Sassonia. Ma il mare di Fano rispetto a quello di Ancona? È, diciamo, un po' è uguale, dai, uguale. Lei invece dalla Puglia qua oggi in spiaggia a Fano, le piace Fano la spiaggia? Mi piace molto perché c'è una grande ospitalità, per cui apprezzo molto l'organizzazione, i servizi, abbiamo fatto una partita beach tennis, per cui è molto molto ospitale. E il bagno l'ha fatto oggi? Ancora no, non ho ancora fatto il bagno della stagione, però vado a farlo. Sì. Buon mare a tutti! Ciao! Bellissima giornata, il mare è bello, il sole è caldo, si sta benissimo. Passerà qua tutta la giornata? No, vado a pranzo a casa. Quindi poi ritorno il pomeriggio? Molto probabilmente sì. Avete fatto già il primo bagno? Sì, io no ancora, devo farlo. Te no? No, nemmeno io. Io l'ho fatto. Com'è l'acqua? È bella, molto bella. Ti è piaciuto? Si sta bene? Sì, si sta molto bene. Oggi siete qua in compagnia con tutti i vostri genitori, mangerete in spiaggia? Sì. Prendiamo una pizza qua, Vanni Maurizio. Fino a stasera, state? Sì. Fino al pomeriggio. No, certo.
poi stasera? E poi a casa a fare la doccia. L'aperitivo. Fate anche l'aperitivo? Oh, sì, qua al mare, al bar. Ma invece la scuola è finita? Io domani faccio la festa. Manca due giorni. Tutti contenti? No, a me manca un giorno e domani faccio tutta la festa. Sì, era la festa della Repubblica, quindi si stava a casa e abbiamo sfruttato l'occasione per venire al mare. Allora dai, andate a tuffarvi adesso. Sì. Sta facendo discutere la riforma sanitaria annunciata dalla Regione, che prevede anche il taglio dell'azienda Marche Nord. Sull'argomento oggi è intervenuto il governatore Francesco Acquaroli, che su Facebook ha scritto: entro il prossimo autunno siamo fiduciosi di poter portare a termine una riforma sanitaria non rivoluzionaria ma assolutamente razionale ed equilibrata, che oltre a fare chiarezza tende a cercare di restituire il merito e ad abbattere gli egoismi e i campanilismi per vedere riconosciuti a tutti, ma soprattutto ai cittadini più deboli, i diritti garantiti dalla Costituzione. Solo ottimizzando le sinergie e l'operatività, aggiunto il Presidente, si può raggiungere un livello di assistenza migliore. Acquaroli ha annunciato anche appuntamenti in tutto il territorio regionale e sulle sue pagine social per raccontare i dati, le proposte e i progetti da mettere in campo. Le Marche il 4 giugno celebrano i 30 anni del sistema emergenza territoriale 118. Nelle piazze dei capoluoghi di provincia, dalle 10 alle 18, operatori e volontari offriranno informazioni sul buon uso del 118 e effettueranno dimostrazioni delle principali manovre di primo soccorso con proiezioni di video e filmati e distribuzione di materiale informativo. Le manifestazioni si svolgeranno in Piazza del Popolo a Pesaro, Piazza della Libertà a Macerata, Piazza del Popolo a Fermo e Piazza del Popolo ad Ascoli. Invece in piazza Cavour ad Ancona, a partire dalle ore 10, oltre ai gazebo dimostrativi, sono previsti diversi interventi, tra cui quello dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e del direttore generale di Asur Marche Nadia Storti. Cambiamo argomento. L'associazione nazionale Ali Ollus è scesa in campo contro i falsi caregiver, cioè coloro che tramite la legge 104 ottengono delle agevolazioni ma senza averne diritto. Ci adoperiamo affinché ad essere tutelati siano le persone che ne hanno veramente diritto, così il presidente di Aslim Italy e Ali Ollus, Alessandro Fucci, che ha denunciato diversi soggetti accusati di aver utilizzato la malattia di un proprio parente per ricevere in modo illegittimo i benefici destinati ai caregiver, coloro che si occupano di una persona non autosufficiente. La truffa che si è diffusa in Italia e che ruota attorno alla legge 104 riguarda agevolazioni fiscali, economiche e sociali, come gli avvicinamenti lavorativi, i permessi retribuiti e i periodi di congedo straordinario. Da qui l'appello dell'associazione che porta avanti la battaglia grazie a un team di professionisti. Il nostro presidente, il dottor Fucci, ha spiegato chiaramente agli organi di stampa che, dice, sono crimini da condannare in modo fermo perché mettono il malato in una condizione psicologica di fragilità e rendono queste agevolazioni date dalla 104 uno squallido baratto sulla pelle degli invalidi, diciamo, dei veri invalidi. Il monitoraggio poi da parte della Guardia di Finanza e degli organi di controllo è fondamentale, aggiungeva ancora il nostro presidente, per combattere questo fenomeno, lo chiariva gli organi di stampa. La Ali Ollus, nello specifico, ha istituito uno sportello di ascolto per chiunque abbia delle necessità o problemi da risolvere, la gestione della propria patologia, per persone affette da patologie, e grazie a questo sportello si potrà ricevere un aiuto per risolvere problemi di natura burocratica e ricevere l'assistenza di cui si necessita. Quindi, come vedete, è una situazione molto importante, una presa di posizione molto importante e encomiabile per quanto riguarda un Ollus che si occupa, diciamo, di tutelare persone affette da vere patologie, non da false patologie. Per cui, ecco, noi, questo è un nostro fiore all'occhiello, ci abbiamo preso posizione contro questi crimini che vanno combattuti e vanno, diciamo, assicurati alla giustizia i responsabili di questo tipo di reati. E devono contattare il numero, chiunque ci ha, diciamo, ha notizia, diciamo, oppure pensa che ci sia qualche situazione ambigua, qualche situazione illecita in merito al discorso falsi invalidi, può contattare le due associazioni, ecco, la Aslim Italy, che è l'associazione Liberi Imprenditori Italiani, o la Ali Ollus, che è un'associazione appunto operante nel settore sanitario
e ci sono i due siti aslimitalynews.it e fondazionemedicali.it. La pista ciclabile all'Arzilla di Fano è una strada. È la critica dell'associazione La Lupus in Fabula che commenta i lavori eseguiti dal comune sul vialetto recentemente allargato tra la ferrovia e gli stabilimenti balneari. Tutti, si legge in una nota, sanno che sulle piste ciclabili possono circolare le biciclette e al massimo i pedoni. Invece, a ben vedere, questo percorso è soprattutto una strada, non solo perché non c'è nessun cartello che indichi la sua natura di pista ciclabile, ma è percorsa indistintamente da auto e moto, che vengono poi parcheggiate sulla striscia di sabbia vicino alla scarpata. L'associazione pensa che si possa trovare una soluzione per evitare possibili incidenti e propone di riservare al parcheggio delle moto solo il primo tratto del percorso oppure di realizzare tale parcheggio a monte della ferrovia. Alle auto, conclude la nota, andrebbe invece consentito solo il carico e scarico, ma non la sosta. Ieri l'amministrazione comunale di Fano ha incontrato gli abitanti di Ponte Sasso per illustrare i prossimi interventi contro gli allagamenti causati dalle forti precipitazioni. I particolari nel servizio di Filippo Pucci. La giunta di Fano ha incontrato nella serata di ieri gli abitanti e gli operatori della frazione di Ponte Sasso. Alla riunione sono stati illustrati gli interventi e le azioni che il comune metterà in atto per contrastare e mitigare gli allagamenti durante le forti alluvioni. L'ultimo episodio è accaduto nel mese di novembre scorso, dove un forte temporale si era abbattuto nelle località di Marotta e appunto Ponte Sasso, causando inondazioni nelle case e nelle scuole con non pochi danni. Il progetto presentato vede due punti. Il primo, la regolazione delle acque meteoriche mediante lo sdoppiamento delle reti fognarie da acque chiare ad acque scure. Proprio ieri abbiamo ricevuto in questa assemblea molto partecipata, devo dire, a Ponte Sasso, dove l'ingegner Giacomo Furlani ha presentato e spiegato il progetto di sistemazione della rete fognaria e del sistema idraulico di fossi della frazione di Ponte Sasso. L'intervento partirà dal confine con San Costanzo fino al mare. È un intervento molto importante, riguarda anche il fosso di Santa Vittoria e il rio Crinaccio, proprio per risolvere definitivamente e migliorare nettamente la problematica che loro hanno quando ci sono ingenti piogge. Il progetto è un progetto molto ambizioso, molto importante, si tratta di quasi 10 milioni di euro di lavori, riguarda sia la struttura fognaria che anche la rete di fossi che portano al rio Crinaccio e al Santa Vittoria. Questo servirà per scaricare le acque che arrivano al mare e evitare gli allagamenti che ci sono stati, come abbiamo purtroppo potuto vedere, a novembre. Insieme all'ingegner Furlani troveremo delle piccole soluzioni da attuare subito per poter apportare dei miglioramenti prima della prossima stagione delle piogge. Quindi quello che si può fare anche nell'occasione degli asfalti che confermiamo che a breve partiranno, stanno partendo proprio in questi giorni, asfalteremo anche la zona di Ponte Sasso, quindi in quell'occasione tutto ciò che si può fare per migliorare la situazione idrogeologica cercheremo di farlo. Saranno comunque degli interventi non risolutivi, ma riguarderà soprattutto la pulizia di caditoie oppure dei sottopassi per poter nel frattempo migliorare un po' la situazione che abbiamo oggi. L'altro invece riguarda il miglioramento delle sezioni di reflusso del rio Crinaccio. Un altro progetto che è stato presentato, in questo caso un progetto esecutivo che sarà appaltato a settembre in seguito alla stagione estiva, riguarda l'adeguamento e l'allargamento della seconda parte del rio Crinaccio tra la statale Adriatica e la ferrovia. L'importo del progetto è di 150.000 euro e i lavori partiranno in seguito alla stagione estiva. Per il secondo anno consecutivo Food Insider classifica il menù del comune di Fano al primo posto in Italia. L'ho annunciato su Facebook l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Per la quinta volta, ha commentato l'assessore, Fano ha raggiunto il podio affermandosi per il secondo anno prima a livello nazionale tra le realtà più avanzate rispetto all'educazione alimentare e alla qualità dei menù proposti. Un ulteriore riconoscimento che gratifica l'impegno di tanti di noi. Continuare a garantire altissimi standard
standard qualitativi in una fase così complessa e difficile come quella che stiamo vivendo, ha concluso Mascarin, è un grande e non scontato risultato che dimostra concretamente cosa voglia dire essere la città delle bambine e dei bambini. Sono più di 200 gli ospiti attesi a Passaggi Festival, che quest'anno parte da San Costanzo per arrivare a Fano il 20 giugno. Saranno presenti anche Veronica Pivetti, Iva Zanicchi, Vittorio Sgarbi, Roberto Saviano e l'ex ministro Vincenzo Spadafora. C'è grande attesa per la 10ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica, in programma dal 18 al 19 giugno a San Costanzo e dal 20 al 26 a Fano. Lo staff ha già annunciato i luoghi e gli ospiti della manifestazione, che torna con 142 eventi, 110 libri e 9 giorni complessivi di festival in collina, in centro storico e al mare. Direttore, sono più di 200 gli ospiti attesi a Passaggi Festival, che quest'anno parte da San Costanzo. Sì, parte da San Costanzo con una rassegna particolare. Perché? Perché non si tratta di saggistica, non si tratta di poesia o di narrativa straniera, che sono i settori che affrontiamo a Fano, ma si tratta di narrativa italiana, e lo faremo con quattro donne, quattro protagoniste che parleranno dei loro romanzi che hanno scritto. Per alcune di loro sarà anche la prima volta. E quindi a San Costanzo avremo Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi e Catena Fiorello. E poi si passerà dal 20 giugno in poi a Fano, dove appunto ci saranno tante rassegne tra il centro storico e la zona mare. E tanti altri ospiti come Sgarbi, Saviano. Sì, tanti altri ospiti, alcuni appunto arrivati anche all'ultimo minuto. Perché? Perché magari l'invito era stato fatto settimane o anche mesi precedenti. Poi bisogna mettersi d'accordo sulla data, sull'interlocutore, in quale rassegna collocarlo. Quindi a volte passa il tempo proprio nella definizione dell'organizzazione dell'evento. Quindi se gli ultimi ospiti, abbiamo avuto anche Roberto Saviano, che insomma, voglio dire, è un personaggio che sicuramente attirerà tante persone al Pincio mercoledì 22 giugno alle ore 19:30. Tra l'altro ci stanno già scrivendo email, io lo voglio ricordare anche da qui, non ci sono prenotazioni, si ritorna a prima, per fortuna, del Covid, quando a Passaggi Festival si entrava liberamente senza prenotazione. Che è atteso invece al Chiostro delle Benedettine? Il Chiostro delle Benedettine è un luogo particolare, perché noi siamo partiti da lì nel 2014 e nel 2015, dopo la prima edizione a Palazzo San Michele, e lì ritorniamo. Ritorniamo però con alcune rassegne specialistiche, cioè rassegne tematiche, che affrontano temi popolari, ma anche con un taglio a volte di nicchia, di studio, con un taglio a volte anche accademico. Arte, filosofia, scienza, tecnologie digitali e bioetica e sport e benessere. In questa sede, situata in pieno centro storico, dalle ore 19 alla mezzanotte si parlerà di libri con altri ospiti illustri. Penso per esempio alla rassegna di filosofia, tre tra i grandi filosofi italiani, Maurizio Ferraris, Roberto Casati e Mauro Bonazzi. Sono tre grandissimi nomi, e tra l'altro anche il curatore stesso della rassegna, Armando Massarenti, uno dei maggiori filosofi italiani. Ma non solo, per esempio nella rassegna dedicata all'arte ricordo Gloria Fossi, che è giornalista anche di Sky Arte, ricordo Attilio Brilli, ricordo uno dei grandi studiosi di Lorenzo Lotto, che è dal Pozzolo. Quindi abbiamo davvero scrittori importanti. Nella parte della scienza c'è un grande nome della divulgazione scientifica, che è Luca Perri. Nella parte dello sport voglio citare un nome solo per tutti: sport e benessere ambiente, perché quando parliamo di benessere, un benessere a 360 gradi, voglio ricordare il nome che verrà domenica 26 a chiudere proprio la rassegna, che è Alex Schwarzer, uno sportivo, un campione che tutti conosciamo, una storia molto difficile, a volte drammatica, una rinascita, e quindi sarà davvero interessante ascoltarlo. Bene, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona festa della Repubblica a tutti.